Tutti noi che facciamo trail running sappiamo quanto è importante la performance in gara. Ecco però 5 errori da non fare assolutamente che possono veramente ammazzarvi la performance. Vediamoli insieme così affronteremo le prossime gare al meglio. Il primo errore che non dovete assolutamente fare è quello di comprare delle scarpe che vi rallentino. Sì, perché esistono delle scarpe che con loro intersuola, di solito sono fatte magari in neva a bassa densità, vanno completamente a scaricare l'energia che noi mettiamo in ogni passo. Praticamente quando corriamo appoggiamo il piede, tutta la nostra energia verrà dissipata e quindi dovremo metterci il doppio dell'energia per fare il passo successivo. Ecco che con scarpe come queste qua, con questo tipo di intersuola, ci stancheremo decisamente prima, la nostra performance sarà veramente bassa. Se però non volete rinunciare a delle scarpe comunque molto ben ammortizzate, il mio consiglio è quello di scegliere una scarpa sì ben ammortizzata, ma che abbia un'intersuola che sia al meglio di media densità. In questo modo avremo un'ottima ammortizzazione ma anche un buon ritmo per poter spingere. Infatti con scarpe con questo tipo di intersuola si può arrivare a spingere tranquillamente anche a 4,30 km. Infine, se volete veramente spingere e cercare la massima performance, non potete non prendere in considerazione delle scarpe con una piastra nell'intersuola. Questa piastra ci permetterà di risparmiare energia ad ogni passo e quindi di poter correre più velocemente e più a lungo. Ad oggi ne esistono anche con un'ottima ammortizzazione, quindi potremo farci anche delle gare di ultra con delle scarpe di questo tipo. Il secondo consiglio riguarda l'abbigliamento, perché se ci vestiamo troppo o troppo poco potrebbe inficiare tanto le nostre performance. Infatti se ci vestiamo troppo e fa caldo, il nostro corpo dovrà aumentare la sudorazione per tenerci stabili alla temperatura corporea di 37 gradi. Quindi il nostro corpo andrà a mettere molta più energia anche nella termoregolazione rispetto a che potercela dare banalmente per spingere sulle gambe. Stesso ragionamento per quanto riguarda il freddo. Se ci vestiamo troppo poco e fa freddo, il nostro corpo dovrà bruciare molte delle nostre energie per scaldarci. Dunque non avremo queste energie da poter utilizzare nelle gambe. Quindi mi raccomando, guardate sempre la temperatura prima di iniziare, e il mio suggerimento è quello di prendere la temperatura che troviamo online sul luogo dove andremo a correre e magari aumentarla di 6-7 gradi. In questo semplice trucchetto troveremo la temperatura stimata di percezione del momento in cui correremo, quindi riusciremo sicuramente a aggiustarci meglio sul vestiario da scegliere. Il terzo errore che si fa spesso, soprattutto per chi fa le ultra, è quello di non utilizzare i bastoncini. I bastoncini infatti ci possono aiutare a ridurre fino al 20% della fatica, soprattutto sulle gare veramente lunghe. Potete utilizzarli tranquillamente con il passo doppio oppure a singolo passo, questo poi in base al tipo di terreno che andate a trovare, in base alla pendenza. Però veramente i bastoncini, soprattutto se fate le ultra, sono fondamentali. Consiglio per quanto riguarda i bastoncini è quello di scegliere sempre quelli che vi danno anche il guantino in dotazione col bastoncino, perché in questo modo potremo spingere dopo tante ore anche con la mano aperta, in modo tale da andare ad alleviare la pressione proprio sulle dita della mano e poter spingere comunque con tutto il polso. Questo vi assicuro che se fate gare di ultra vi evita di sentire dei formicolii a lungo andare alle dita della mano. Se questo video ti sta piacendo e lo stai trovando utile, ti ricordo di iscriverti al canale qua sotto in modo tale da non perderti altri video come questo sul trail running. Il quarto errore che spesso si commette è quello di partire per un trail dopo che praticamente ci siamo mangiati un pranzo di nozze. Partire per un trail a stomaco non pieno, super pieno, può essere veramente un grosso problema, perché la digestione porta via un sacco di energie. Possiamo ritrovarci a fare dei trail, delle salite praticamente con energie pari a zero, anche se magari prima di partire ci siamo mangiati anche 2-3 etti di pasta. Questo perché la digestione richiede davvero tantissime energie che il nostro corpo non potrà poi darci sulle gambe dove dobbiamo spingere, ed ecco che veramente partire a stomaco non pieno, super pieno, può essere davvero controproducente. Ma non solo partire a stomaco pieno, perché per quanto riguarda il cibo è anche super sbagliato non alimentarsi durante l'attività fisica. Che sia una gara, che sia un allenamento, ricordatevi che si bruciano tante calorie, si bruciano tanti carboidrati, quindi sempre meglio andare a recuperare con un piano d'alimentazione ben studiato. Anche se si parla solo di allenamento, perché molte volte le crisi di fame peggiori le si ha proprio durante gli allenamenti, perché si tende a prenderli magari un po' sotto gamba. Il quinto ed ultimo consiglio è quello di conoscere bene il posto dove andremo a correre, di conoscere l'altimetria e la planimetria della gara.
Infatti, conoscendo soprattutto i punti di maggiore interesse, come possono essere le salite, le discese, quanto possono essere difficili le salite, quanto possono essere difficili le discese, ci permetterà di poter correre conoscendo già il terreno, dunque sapere dove bisogna spingere, dove magari possiamo risparmiarci, dove magari ha più senso anche fermarci per più tempo per riposare se facciamo un ultra. Ecco che la conoscenza sia del terreno ma anche soprattutto di noi stessi molte volte è la chiave fondamentale per riuscire a fare, a finire e a fare una ottima performance in gara. E tu che trucchetti usi per migliorare le tue performance in gara? Fammelo sapere qua sotto nei commenti che ne parliamo assieme. E una speranza sia stato esauriente esaustivo anche per questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!